Ciao, sono Gaia Rossini e vi spiegherò come si gioca a Rage. Quassù troverete il punteggio da battere. Pagate l'importo desiderato per iniziare la partita. Noterete che avete 4 opzioni di pagamento e che il jackpot è un multiplo di quanto avete pagato. Giocherete 11 round più un bonus round di cui vi parlerò in seguito. Durante gli 11 round voi dovete cancellare i numeri sulla board quando questi ultimi appaiono sullo spinner. Il jolly blu vi permette di cancellare qualsiasi numero in quella colonna, quello verde in qualsiasi colonna. C'è un toro bull nascosto che ridurrà i vostri moltiplicatori. Trovate il toro utilizzando le frecce che compaiono sotto i numeri cancellati. Ci sono 2 bonus nascosti nella board, il per 2 che raddoppia il punteggio e il per 3 che lo triplica. Toccando lo spinner avanzerete al round successivo. Cercate di trovare il bull toro prima dei moltiplicatori perché in questa maniera non potrà più danneggiarvi. Se trovate il per 3 prima del toro, evitatelo perché quest'ultimo trasformerà il vostro per 3 in per 2. Se trovate il per 2 prima del bull o del per 3, vi consiglio di far di tutto per trovare comunque il toro, poiché eliminandolo e poi trovando il per 3, giocherete il resto della partita con il per 3. Calcolo punteggi. Ogni un numero cancellato vale 100 punti. Ogni linea cancellata 1000 punti, orizzontale, verticale o diagonale. Completamento della board 4000 punti. Forziere 50 punti, ma non potrete selezionare nessun numero. In caso di jolly multipli, ogni joker vale 300 punti. Continuo la partita per arrivare al bonus round che vi devo spiegare. Dopo l'undicesimo round, arriviamo al dodicesimo round, o bonus round. In questo round potete fare la scelta sicura scegliendo il 10% in più o cliccare su uno dei tasti nascosti dove potrete trovare da 0 a più 5000 o addirittura un 2x. Con questo è tutto, potete giocare a Rage anche le free plays a Gaialand Games. Guardate il mio profilo per il teleport. Mi raccomando però, giocate responsabilmente. Ciao ciao!